grandi se sei riuscito a portare anche a Novara Toni Capuozzo, dopo Magdi Alam, dopo Mario Giordano e tanti altri, anche Toni Capuozzo. Guarda, ci vuole solo un po' di volontà e poi vabbè, lui è stato veramente gentile, super disponibile per venire qua, l'abbiamo portato nel cuore di Novara, abbiamo un po' patito il freddo perché la sala è bellissima, purtroppo in questo periodo è fredda, non è riscaldato, quindi. Però è stato un evento di qualità, di confronto con una persona che ha vissuto veramente dal vivo, sulla sua pelle, quello che è il mondo, diciamo, dell'Islam, dove è nato l'ISIS. Quindi è stata veramente una serata utile un po' per tutti quelli che sono intervenuti ad ascoltare. Sono contento perché in una serata infrasettimanale la sala era piena. Quindi il lavoro che ha fatto l'associazione Città Futura nell'organizzazione, la disponibilità dei nostri amministratori di Fratelli d'Italia e poi tutto il nuovo discorso che stiamo organizzando con Nazione Futura, che è un network un po' più ampio a cui si è affiliata l'associazione Città Futura, vuol dire che sta funzionando e piano piano anche con altri eventi porteremo poi altri personaggi come ospiti. Io aspetto. Il prossimo non te lo dico. Il prossimo non me lo dici. Io devo dire che, guardi, devo fare i miei complimenti per ciò che riguarda i personaggi di spessore. Non sono personaggi di salotti perbenisti, ma gente che ha vissuto spessore nel mondo. Sono personaggi un po' fuori dal coro che dicono la realtà dei fatti, quindi bene così e ci vediamo alla prossima. Vai avanti, Ivan, bravo. Grazie mille. Con il vice sindaco Franco Caressa alla serata di Toni Capuozzo, La culla del terrore, il suo libro. Vorremmo un attimino quello che è il tuo parere, insomma, come è stata organizzata e niente, prego. Innanzitutto ringrazio Ivan De Grandis, che è il promotore di questa serata, e ringrazio Fratelli d'Italia, che nel contempo farà questa serata come partito. Detto questo, Toni Capuozzo è un mito. Io credo di aver visto almeno una cinquantina di sue interviste fatte in diretta sul cosiddetto campo di battaglia, quindi chi meglio di lui può venire a spiegarci esattamente cosa vuol dire un campo di battaglia, quello del terrore. Per terrore si intende anche terrorismo. Ho sentito poco fa Toni che parlava di integrazione. È sicuramente un tema molto difficile che conosco personalmente, in quanto facendo l'assessore sociale lo vivo quotidianamente. Le politiche sociali sono un attimino un po' delicate? Sono delicate, bisogna fare certe attenzioni particolari, qui si parla sempre riguardante quello che è il discorso di integrazione, perché effettivamente le culture sono completamente diverse, forse anche le religioni, ma non conta tanto quello quanto proprio le culture. Posso solo pensare e dire che l'integrazione oggi, che poi sicuramente Toni ci spiegherà per quello che riguarda la serata, sta un po' migliorando. Mi spiego meglio. Certe persone che sono qui da tanti anni hanno capito la nostra cultura, si adeguano alle nostre leggi, si adeguano ai nostri ambienti lavorativi. Rispettano le regole? Assolutamente direi di sì. Qui si parla, diciamo, nella percentuale, di comunque una buona percentuale. Poi purtroppo anche noi abbiamo la percentuale che effettivamente non rispetta e non ci fa, come dire, vivere anche magari più rilassati. Beh, su questo ci sono le forze dell'ordine. Sappiamo benissimo che abbiamo un'intelligence non indifferente in Italia, che è molto attenta sulle persone che entrano in Italia, che entrano per varie vie, che sono quelle di mare, che sono quelle di aereo, così. Ed ecco, questo è il punto nostro di forza. Grazie a Franco Caressa, il nostro vice sindaco, e buon lavoro. Perché Valentina Graziosi, prima di fare l'assessore, è una giornalista affermata di Mediaset, e quindi Toni Capuozzo è un collega, giusto? Stasera anche tu all'evento e quindi a te la parola. Beh, Toni è uno dei migliori colleghi, amatissimo da parte mia sicuramente, le sue inchieste le conosciamo tutti, per noi è davvero un maestro ed è uno di quelli che ha fatto il mestiere e lo fa ancora come si faceva una volta, cioè andando sui posti, vedendo le cose e capendo in prima persona quello che sta per raccontare, e secondo me questo è fondamentale. Su questo sono d'accordo con te, perché io la penso allo stesso modo e faccio allo stesso modo sul territorio. Perché sai, oggi è tutto più facile, no? La tecnologia ci aiuta in tante cose, ben venga, però ci toglie la diretta esperienza dei fatti, che invece secondo me chi fa il cronista, chi fa l'inviato, come ha fatto lui per tutta la vita, è fondamentale essere sui posti per poter raccontare quello che accade. Lui lo ha fatto benissimo
benissimo, le sue inchieste di terra le conosciamo tutti. Mezzo mondo. Assolutamente, ha girato davvero moltissimo al Medio Oriente soprattutto, questa sera ha parlato di problemi, di storie, di risvolti sfaccettati dell'Islam e delle religioni. Io credo sia veramente una persona di cultura che comunque vale la pena ascoltare. Grazie alla nostra giornalista assessore Valentina Graziosi. Non brava come Tony, assolutamente. A presto. Grazie. Consigliere regionale Giuseppe Policaro, anche qui alla serata di Tony Capuozzo. Sì, è stata una bellissima serata, conoscevo ovviamente come tutti Tony Capuozzo, ma Ivan De Grandis insieme a tanti altri amici hanno organizzato una bella manifestazione che peraltro ha avuto tantissimo seguito, più di 100 persone, un libro interessante ma soprattutto delle storie toccanti e coinvolgenti ci hanno aiutato, come dire, a comprendere meglio la realtà in cui viviamo e anche quelli che sono gli effetti dell'Islam anche nella nostra e sulla nostra società. Grazie Giuseppe. Insieme a Federico Binatti, allora dobbiamo fare l'elenco, sindaco di Trecate, ma recentemente la prima volta che io ti intervisto da presidente della provincia di Novara. E prima di tutti i miei auguri per questo bellissimo incarico. Allora, anche tu stasera alla serata di Tony Capuozzo. Sì, questa è stata una bellissima serata, un complimento di cuore va riservato ovviamente a tutti gli organizzatori, in particolar modo Ivan De Grandis e il gruppo e ragazzi giovani di Fratelli d'Italia dell'associazione Novara Città Futura. Hanno organizzato un bellissimo momento di approfondimento con un autore di eccezione, di fama nazionale, e la risposta da parte dei cittadini, da parte dei novaresi non solo, ne è la riprova di quanto sia un tema di strettissima attualità. Credo che questo sia comunque un percorso di analisi, di confronto, e bene hanno fatto questi ragazzi De Grandis con il gruppo dei giovani Fratelli d'Italia a organizzare una serata come questa, e credo che da qui si possa ripartire con momenti di incontro con gli autori, di organizzazione di conferenze, di convegni, e una serata bella, di cultura, e quindi la cittadinanza ha risposto nel modo migliore. Complimenti a tutti coloro i quali hanno lavorato per questa organizzazione di questo evento. Grazie a Federico Binatti, a presto. Grazie e buon lavoro. Mattia Morelli, presidente dell'associazione Città Futura, questa sera con Tony Capuozzo qui nell'aula del Compasso. Sì, siamo in un bellissimo scenario per presentare uno degli eventi che si inserisce nel nostro programma culturale che offriamo alla comunità novarese. Abbiamo già portato qui ospiti tipo Magdi Alam, eccetera. Mario Giordano, ricordo. Giordano, anche, esatto. E l'ultimo proprio Magdi Alam nella sala del Broletto pochi mesi fa, quindi insomma non ci facciamo mancare nulla né a livello culturale, né a livello di ospiti, né a livello di location, possiamo dire. E la comunità novarese risponde bene perché vediamo sempre tante facce nuove insieme ai nostri affezionati, quindi siamo contenti, continueremo così. Buon lavoro Mattia. Grazie, anche a voi.